esempio. Quindi reti commerciali non in sanità. Per vendere automobili va bene, per vendere Herbalife va bene, per vendere, che ne so, corsi di piscina va bene, se è entertainment, se sono oggetti che però non hanno a che fare né con la salute, oppure servizi proprio sanitari, sono un qualcosa di molto pericoloso. E noi iniziamo ora, avete visto già che abbiamo iniziato a fare campagna visiva, che ne so, Albania, Moldavia, denti brutti, denti belli. Quello è per allenare gli occhi, ok? Noi ora inizieremo tutta una serie di informativa che serve a promuovere quella che è l'intelligenza di chi sta sul web, che sono pochi poi quelli che scriveranno, ma quelli che scrivono poi influenzano tutto il web. Okay? Non serve che poi scrivano e parlano tutti, te ne bastano pochi, il 3%, ma quel 3% che magari scrive una Bibbia su come vanno le cose, quelli hanno influenzato. Sono articoli quelli che leggeranno migliaia di persone e l'informazione ti inizia a far cadere quelli che lavorano male e promuovere quelli che lavorano bene. È un'autoregolamentazione del web. Per quello c'era una clinica che mi disse: lavorate di qualità, fate questa scelta. Perché se voi avete un progetto da lì a 20 anni, dovete sopravvivere a 20 anni. O lo fai per 2 anni o lo fai per 20 anni. Abbiamo fatto una scelta di stare 20 anni, ci servono i centri assistenza, non ci serve scappare con la cassa, non ci serve fare poche cose così, spicciole e poi scappare. Ci serve promuovere un progetto che sia onesto, sincero, non dire le cavolate perché su internet durano poco le cavolate. Io lo dico sempre, questi erano i primi corsi che facevo a loro. Mai come le donne, mai dire una bugia. Abbiamo 7000 combinazioni di muscoli facciali, se ne accorgono. Il segreto è non dirlo piuttosto, stai zitto, non lo dire, se però dici e dici una cavolata, l'ha capito, hai perso in un attimo la stima, lei non vuole più avere a che fare con te, l'ha capito. Lua da poco, un ragazzo che gestisce i pazienti portoghesi, l'avete conosciuto, un ragazzo occhi azzurri portoghese, ogni tanto sta qua in clinica, un bel ragazzo. Ma io non so, mi ha chiesto questo, non so cosa, gli ho detto, tu piuttosto mi chiami e chiedi, qua come sta, io dico al paziente, qua ti direi una bugia, non lo so, aspetta che chiedo e chiedo. Tu immagina se, allora sì, allora funziona così, tu, chiudi, perché ti sta raccontando le balle. La sincerità è premiata, se tu dici una cosa, meglio dire che non lo sai, però te lo dico in maniera sincera, non lo so. Però mi informo, ok, lavoro per informarmi. E questa è fondamentale, io gliel'ho detto nel video, gli ho detto, ma scusa, non sarebbe meglio che li prendi da lui i soldi? Perché devi raccontare una balla a lui? Perché il giochino dura poco, se poi metti che lo viene a scoprire, metti che lo. Io ce l'ho conservato 3 anni sto video, ok? No, non so perché l'avevo fatto, l'ho fatto il video e l'ho tenuto conservato. E così avevo il ricordo di India. Però sono tutte cose che ho sempre quando io penso in lungo, no? Penso sul lungo termine, sono cose che se una cosa mi fa venire l'orticaria, forse quella cosa non è tanto corretta. Ho imparato a registrarmi le cose non corrette e a scolarizzare con quelle cose. Dai un insegnamento, c'è uno che ti scrive una mail, la salvo quella mail, c'è una cosa che non va bene così, faccio una fotografia. Mi servirà in qualche modo, o per insegnare qualcuno, o per insegnare al team, o per fare parlare a più persone. Sono degli esempi quelli. Questa era la lezione di oggi. Questo libro che vedete a monitor uscirà l'anno prossimo. Okay, noi ci stiamo preparando a una grossa campagna di informazione che avverrà nelle varie città d'Italia. Invieremo poi il libro a tutte le redazioni dei giornali, gli faremo una presentazione anche in pennino, USB, video, mettiamo delle materiali che loro possono utilizzare per fare gli articoli e poi gli invieremo anche dei materiali così di denuncia, se così si possono chiamare, dove facciamo vedere chiaramente le cose con la privacy coperta, eccetera, per far riflettere. Loro entreranno anche tutte queste mail, SMS di giornalisti in un tartassamento informativo, dove ogni tanto gli diamo degli input, delle informazioni. A un certo punto anche loro iniziano e loro sono padroni delle informazioni.
l'informazione aiuta più persone contemporaneamente. Poi che siano persone che vengono o no a curarsi qua, non importa, intanto li stai salvando dal burrone. È già un modo indiretto di aiutare quello. È già un modo indiretto con le informazioni. Se tu dici a una persona che se mette la bottiglia d'acqua sul tetto 48 ore non si prende la dissenteria in Africa, con le informazioni l'hai aiutata. Perché devi arrivare dopo quando magari c'è la dissenteria? Previeni i problemi, dai le informazioni che prevengono, che evitano i drammi, perché poi di quello se si tratta, se uno poi non c'ha più modo di rimettere mano, è un dramma, non ne esce. A 40 anni con la bocca disastrata per i prossimi 20 anni, se l'è giocata, finita, ha sbagliato strada, è capitato in un vicolo cieco, perché o qualcuno aveva omesso o è caduto nel conflitto di interesse. Quello che io combatto è la disinformazione e il conflitto di interesse, perché ho capito che è l'unico modo di aiutare il sistema, aiutare le persone. Devi scolarizzare il sistema, quindi con internet lo puoi fare in maniera ripetuta, automatizzata, e poi allo stesso tempo creare un nuovo modello di valore con dei nuovi valori verso la sanità, percezione della sanità di altro tipo, che io la voglio senza conflitto di interesse la sanità. E io gliel'ho detto, ma ha sentito che c'è qualche clinica, guarda, metti che vorrebbe aprire una clinica nuova da 5.000 metri quadri, qua non avresti paura di questo? Mi ha detto, perché dovrei avere paura? Supponi che io un domani faccio fra 3 anni i denti gratis e ho creato altri start-up sotto che invece quelle producono denaro per reggere tutte le altre e quella va in pareggio. Che mi frega? Vado su un altro terreno. Vado. E quello fa profitto. Io sto costruendo la non profit. È diverso. O comunque può essere pagata con dei fondi oppure può essere pagata dallo Stato. Ma questo ci arrivi col cambio di mentalità e ci arrivi a cambiare la mentalità sbloccando tutta una serie di false credenze, che sono tutto un elenco di riflessioni che ho fatto durante questi viaggi. Durante questi viaggi loro mi raccontavano altre cose, poi tornavo ore e ore pensavo, e lì avevo individuato che in realtà il sistema era malato e stavo, per questo non l'ho pubblicato il libro. Questo lo dovevo pubblicare nel 2013, non l'ho pubblicato perché mi sono reso conto che in realtà mi facevo la domanda sbagliata. Cioè questo libro nasceva dal voler capire come curarsi all'estero, ma la domanda è come dovresti essere curato? Questo prima. Ok? Non come, la domanda era sbagliata questa. Se stai fuori, poi se decidi di andare fuori perché hai urgenza, allora serve un manualetto, è un manualetto più tecnico. Cosa che viene in importanza? Un manualetto tecnico, comparativo o su come le cose da non fare, oppure cambiare un modo di pensare. Questo produce più danni, questo produce più effetti, questa è una cosa più di nicchia, questa è di massa. Questo è il problema che ci hanno tutti a più livelli su tanti settori sanitari, non solo il dentista, su trapianti di fegato, su dializzati, su... sai quanti sono quelli che vanno in Turchia a fare dialisi? Tantissimi, all'Alcibadem. Quindi un saluto a tutto il gruppo, oggi ho parlato veramente di cose che mi tenevo dentro da tanto, dentro agli hard disk come questo, lo vedrete prossimamente. È un libro interessante questo, chi mi ha aiutato poi a rifinirlo ha detto che è noioso. Questo hanno detto che è bello, questo hanno detto che è noioso, che è un mattone proprio da leggersi. Forse perché poi ho messo le foto dentro del team per quello. E allora ho imparato, ho detto ok, come lo vorreste il libro? Intanto da leggere senza gli occhiali. Ok, prova, passagli, prova a togliere gli occhiali e dimmi se riesci a leggere. Poi fotografie, mi hanno detto, come vorreste? A colori. La copertina hanno detto di cambiare, però il contenuto è quello che conta, cioè deve essere digeribile. Se tu lo apri e lo vedi già piccolo, non lo leggi.
deve essere una cosa che puoi leggere anche un pochino oggi, un pochino tra una settimana. Qualche capitoletto hai letto? Dico, cosa hai letto? C'è qualcosa che ti ricordi? Senza gli occhiali va letto. Quindi questo lo inizieremo a distribuire non appena abbiamo deciso le copertine, alcune modifiche da fare e niente. Un saluto a tutto il gruppo, chiudo qua la lezione che